Un solo risultato a disposizione per l'Alma Juventus Fano, attesa dal testa coda del Fabio Piccone di Celano. Lo seguiamo, il Celano vicinissimo al vantaggio con un tiro cross da destra dell'intraprendente Luzzi, che ha scodellato un pallone velenoso. Lunardini che prova a pescare Siviglia, che parte in contropiede. Siviglia sulla fascia, entra in area Siviglia, Siviglia para sul destro, la parata di Amabile, c'è Gucci che però viene colto in offside. Mette nel mezzo Borelli, interessante Gucci, sotto porta Gucci, morbido, morbidissimo. Rifece intanto c'è Tartaglione, sotto misura, che spreca. Borelli, il tiro, il gol! Davide! Che sbaglia e c'è Bianchi che serve Siviglia, 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 il tiro di Siviglia! A palla lato, incredibile, occasione per il Fano con Andrea Siviglia. C'è Piccirilli, diagonale il gol. Il gol di sinistro di Piccirilli. Punta Iaboni, Borrelli mette nel mezzo, Gucci di testa da due passi, palla a lato. Punta Iaboni, lo salta, palla sul sinistro, mette nel mezzo, ancora una volta Gucci anticipato da Amabile, che stavolta è bravo. Insiste il Celano, la palla che arriva a Luzzi, attenzione Luzzi, incontro per Luzzi, il tocco verso Buongiorno, il tiro di destra, salva il risultato. Va a disinnescare un colpo di testa. Intanto c'è Sartori che è libero, Sartori, solo davanti al portiere, Sartori, vediamo Matteo, Sartori, il tiro incredibile, salva un giocatore della Celano. Siviglia in area, Siviglia prova il tiro, ancora Amabile, poi da due passi in quattro giocatori granata non riescono a buttarla dentro. Mentre c'è il fischio finale da parte del direttore di gara Airoldi di Morfetta, che manda le due squadre definitivamente dagli spogliatoi. Delusione per il Fano, finisce 1-1, Fano che non va oltre il pari.